di euro che ha Immobile dal Siviglia, che insomma merita tutti gli elogi del caso, perché comunque attualmente, finisse oggi il campionato, sarebbe nominato come miglior marcatore d'Europa. È Sì, eccezionale. infatti. Zabal magari ha risentito un po' dell'influenza, ma è stato comunque decisivo, ha fornito un assist a Luis Alberto. E poi dietro c'è appunto, al loro fianco una squadra unita ma anche di qualità. Penso a Leiva, che anche Zabal ha fatto una partita eccezionale, penso comunque ad Acerbi, che è uno dei migliori difensori italiani, Radu, che doveva andare via, è ritornato e sta disputando una stagione esaltante, Caicedo, che lo vorrebbero avere tutti oggi, prima quando è arrivato lo davano tutti come una bufala, invece sta dimostrando il giocatore che è. E poi appunto quello che succede anche un po' nel nostro piccolo, diciamo i cosiddetti gregari, che fanno molto più del loro, perché a Genova c'era Vavro, che non ha mai giocato, è entrato, ha fatto una grande partita. Luis Felipe gioca centrodestra e gioca centrale, Cataldi entra e ti segna il gol decisivo, Parolo è uno su cui si fa sempre affidamento, Adegani, che viene crossato da tutto lo stadio, il leader dei tifosi, c'è questo, e poi naturalmente tutti guidati dal nostro trascinatore Inzaghi, che per molti oggi ricorda Maestrelli, ma è sicuramente un valore aggiunto, perché è uno che vive le partite un po' alla Simeone, nel senso che non sta mai fermo, ci mette una grinta, e poi sta dimostrando quest'anno di preparare i match in maniera eccezionale. Non sbaglia per ora, non ha sbagliato per ora una partita, riesce a coinvolgere tutti, i movimenti offensivi sono stratosferici, cioè i primi 25 minuti col Bologna sembravano da PlayStation. È una grande squadra che ha dimostrato poi quest'anno di non essere inferiore alle altre, di non essere inferiore alla Juventus, perché due incontri su due l'ha battuta, e abbiamo vinto anche la Supercoppa, e secondo me cioè, continuiamo a sognare. Poi peccato che ci hanno rinviato questa partita con l'Atalanta, perché Gasperini è veramente odioso e meriterebbe altre tre pere, come ha preso al secondo tempo nel girone d'andata, dove c'è stata la svolta del nostro campionato. Più che altro perché Sì. sabato e domenica che facciamo? Sabato e domenica è questo il Sabato grande problema, è proprio andiamo a questo. vedere la Lazio Rugby, che c'è il derby Ok. contro le Fiamme Oro all'Acqua Cedosa, e domenica A qualcosa Brescia a vedere la Lazio Pallone. a Brescia già un A po' porte più a chiuse. porte chiuse, seguiamo da fuori, perché tanto Brescia E poi ci siamo No, a bre ci siamo no. Sabato invece al Foro Italico ci sarà Roma Nuoto, Telimar Palermo, e il Telimar Palermo è guidato da un grande biancocelestre, Pierluigi Formigoni, alla Ah, guida del Sette Rosa alle Olimpiadi di Formigoni, Tokyo, sì. ecco, merita supporto. Massimo rispetto, Formigoni Allora, è sì, è un'istituzione. un'istituzione. Magari ci fa Poi un favore. facciamo i complimenti pure alla Lazio femminile, che ha vinto il derby ieri 1-0, sì. 1-0 sui rigori. Assolutamente, Assegnato la sorella di assolutamente. Palombi. Anche, diciamo, questo universo sta trovando il giusto spazio, anche in Italia finalmente, e nel 2022 l'Italia, proprio Torino, ospiterà anche la finale di Champions League, e speriamo appunto che possano presto essere riconosciute come delle giocatrici professioniste, perché comunque appunto chi fa sport deve essere tutelato e deve rincorrere i propri sogni, e purtroppo ancora oggi invece ci stanno sportivi di serie A e sportivi di serie B. Beh, da questo punto di vista, comunque la pallanuoto rispetto al calcio è più all'avanguardia, perché comunque la pallanuoto femminile è molto più sviluppata in Italia. Il calcio è negli ultimi anni il calcio femminile, mentre la pallanuoto, da questo punto di Ma vista, è la sempre. pallanuoto ha una grandissima tradizione, Esatto. anche se forse sta vivendo i momenti più bui femminili, a livello femminile, degli ultimi
sicuramente 15-16 anni, perché purtroppo il nostro è uno sport che ha molti più problemi naturalmente di sport come il calcio. Cioè, nel calcio qualcuno dice: sai, se non si fanno gli impianti, se non si fanno gli stadi, le squadre non potranno mai lottare con le grandi potenze europee, non potranno mai avere i loro utili affinché possano poi investire. Ecco, questo la pallanuoto succede all'ennesima potenza, penso alle squadre anche napoletane. Abbiamo appunto ospitato le Universiadi quest'estate, c'è stato un restyling alla piscina Scandone di Napoli, che è un po' la scala della pallanuoto, un po' il San Siro della pallanuoto, e oggi cosa è successo? Che praticamente tra tutte le squadre napoletane l'unica a giocare alla Scandone è il Posillipo, perché rispetto agli scorsi anni i canoni di locazione sono quasi triplicati e le altre squadre hanno preferito migrare altrove, vanno a giocare a Caserta, a Santa Maria Capo Vetere, in impianti che comunque tanto sono fuori porta, ma poi comunque non costringono già. Cioè, è uno sport che purtroppo in questi livelli non è questo grande pubblico, così si arriva appunto alla desertificazione di questo, certo, sport, perché tutto ormai... e appunto le squadre femminili ancora di più, non c'è una squadra se non forse l'Orizzonte Catania, che appunto è anche campionessa d'Italia in carica, ha vinto tantissimi titoli nella sua storia, che ha una piscina propria. Forse c'è un Orizzonte Catania e Rapallo, per il resto c'è una moria proprio di talenti, perché purtroppo non si investe, non si può investire, perché non ci sono gli strumenti per competere con le grandi potenze, e oggi quella che è la Serie 1 di pallanuoto è completamente femminile, completamente divisa in due. Cioè, ci sono un gruppone di squadre che fanno un campionato e le prime tre che fanno un altro campionato, partite dove magari possono finire 20-1, così non si favorisce lo spettacolo, e non ci sono più televisioni, perché la RAI sono 3 anni che non trasmette più un evento su Rai Sport se non le finali scudetto, e poi invece c'è chi fa da sé, tipo le potenze da pallanuoto, Recco, Brescia e Sport Management, che invece comprano il servizio da Sky e da Eurosport e trasmettono le loro partite di Champions League. Ma qua non è che tutti possano avere il presidente come Volpi o questi magnati qua. Purtroppo c'è proprio, non c'è una lega nella pallanuoto, non esiste una lega, ossia c'è solo la Federnuoto, è un organo che decide tutto da solo, e quindi c'è poco anche confronto, e purtroppo, pur essendo la pallanuoto uno sport meraviglioso, e pur appunto avendo una squadra che è una nazionale campionessa del mondo, campione del mondo in carica, diciamo che la crisi sta proprio alla base del movimento, e a risentirne poi sono le giovanili, ma poi naturalmente le prime squadre. Io obiettivamente vado a vedere spesso le partite delle giovanili, e c'è una moria di talenti come non si vedeva da tantissimi anni. Chiaro, oggi non ci sono più questi giovani che erano una volta erano dei portenti, oggi ci sono dei giovani che invece si ritrovano in squadra, perché appunto le società non hanno soldi per allestire un roster d'eccezione, ecco. Beh, certo, poi essendoci questa carenza pure di strutture, magari pure chi vorrebbe farlo è meno invogliato rispetto a se avesse la possibilità magari di poterlo fare, questo problema delle strutture, sì, come hai ricordato te. Poi la vera realtà dei fatti è che c'è un boom di iscritti, e il problema però, penso, la nostra situazione, per quanto ci può essere un boom di iscritti, ma... al Foro Italico noi condividiamo tutta la settimana lo spazio con la Roma Nuoto. Quando abbiamo da affrontare il derby 2 volte all'anno, durante la settimana ci alleniamo con loro,
vi sembra una cosa normale? Certo, le nostre certo. giovanili si allenano dalle 20:30 alle 22:30, due volte a settimana con metà campo e altre tre volte a settimana a retrocampo, dove si tocca, non si può preparare niente. Il discorso sta tutto non là. Si può offrire, secondo me, un servizio de VIP, non si può offrire una pallanuoto come insomma si vorrebbe offrire. Poi si è costretti appunto a migrare per tutta la regione Lazio, molte volte si fa un allenamento, le giovanili fanno un allenamento a Civitavecchia, a Anzio, finendo alle 11, alle 11 e mezza di sera, e vi posso assicurare che sono cambiate anche le generazioni, non ci sono più quei genitori che sono disposti ad andare a prendere il proprio figlio alle 11 di sera ad Anzio, riportarlo a casa. Lo sport è sacrificio, noi siamo cresciuti con una mentalità, però non si può biasimare chi appunto decida di non mandare il proprio figlio ad Anzio alle 10 di sera in mezzo alla settimana, ecco, facendo la routine, facendo conti con il traffico, con per uno sport che no, parliamo di una città come Roma, non è che stiamo parlando di un paese o di una piccola città. Una città come Roma, sentire no, questi no, discorsi. Sì, sicuramente io parlo di Roma, del Lazio, però parlo anche in questo caso perché ho visto la situazione in Campania, ho visto la situazione a Firenze, diciamo che l'unica realtà diversa è la Liguria, perché la Liguria c'è una cultura, cultura. Della pallanuoto che è totalmente diversa. Se tu vai in Liguria, ogni volta che c'è una sfida tra una squadra ligure e magari che gioca contro la Lazio, vai a vedere che il secolo XIX ti offre una pagina e mezzo per trattare l'argomento, vai in piscina, vai l'estate lì in Liguria, lo dico perché ho anche la moglie ligure, e tu praticamente ti vedi le piscine che sono a bordo mare, penso a Sori, penso a Recco, e quindi praticamente la gente, noi andiamo a piscina, andiamo in spiaggia e ci portiamo il pallone per far giocare i nostri figli, lì vanno a spiaggia col costume da pallanuoto, il pallone da pallanuoto, entrano in piscina. C'è sicuramente una cultura diversa, ma c'è anche sicuramente, ci sono anche delle condizioni, soprattutto a livello di impianti, diverse da quelle che ci sono a Roma. Noi, tutte le squadre di Roma, sono costrette ad allenarsi al Foro Italico, tra Serie 1, Serie 2 e anche Serie B, e a dividersi un po' con Pietralata. Questo obiettivamente non è accettabile, come non è accettabile che tutte debbano giocare ancora e fare forza sul Foro Italico, che è una piscina che ha 100 anni di storia, è meravigliosa, però non può essere l'unica piscina di Roma dove poter giocare, dove potersi allenare, e invece purtroppo di fatto lo è. Adesso ci saranno gli europei del 2022 a Roma, dopo quelli del 2009 che c'erano stati i mondiali, speriamo che qualcosa possa cambiare, ma io ho letto il progetto, praticamente si fa sulla stessa falsariga dei mondiali di Roma 2009, per qualcuno, lo stadio del nuoto ospiterà il nuoto e tuffi sincronizzato, dove si farà al centrale del tennis, che praticamente diventerà nuovamente una piscina per l'occasione, con una tensa struttura che poi verrà smontata, e l'unica differenza è che i tuffi a grande altezza potrebbero farsi a Castel Sant'Angelo. Ok, sì, va bene, è meravigliosa la cornice, ma a noi poi cosa ci rimane? Cosa rimane? Niente. Servono e per quindi questo queste manifestazioni. Non possono essere enunciati come progetti saltanti, perché non sono progetti saltanti, questi al territorio non lasciano nulla. Magari qualcuno se non al 2022 non lo spazio per fare un'altra acqua niene. Può essere, può essere. Va bene, cioè, va bene. 2009. Meglio evita questo discorso. Bene, Federico. Io veramente grazie per essere stato con noi. Invito tutti, anche a volte inviterei anche un PG a vedere anche questi satirici tipo Striscia la Notizia o Le Iene, a vedere un attimo la situazione impiantistica nel Lazio anche a livello di piscine, perché ragazzi è terrificante. Praticamente il Foro Italico fa che
che meno male c'è il fuori italico, attenzione, questa è la mia premessa, dalle 8 di mattina alle 22:30 praticamente non c'è un buco libero, noi abbiamo